angel spoke and it sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell. Un cordiale saluto dalla redazione del TG Lis e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 TV. Iniziamo con la cronaca, guida ubriaco a Sala Consilina, nei guai un giovane di 23 anni. Continuano i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per il controllo delle strade del territorio. In nottata i militari hanno fermato a Sala Consilina un giovane di 23 anni. Il ragazzo è stato denunciato in seguito all'accertamento etilometrico in quanto risultato positivo al test. La patente pertanto è stata ritirata. Scusate. Una zona franca nel Vallo di Diano, richiesta anticrisi di Amaccapane ai candidati alle regionali. Una zona franca per il rilancio dell'economia nel Vallo di Diano. Questo tema, fino ad ora in Campania sottovalutato e poco conosciuto, è stato proposto dall'imprenditore Nicola Amaccapane, editore di Italia 2 TV, all'attenzione dei funzionari della Regione Campania nel corso dei colloqui svoltisi la scorsa settimana a Padula per la realizzazione del progetto di sviluppo nell'ambito delle strategie per le aree interne, con il Vallo di Diano che è stato individuato dalla Campania tra le 5 aree di investimento. L'istituzione delle zone franche urbane è prevista fin dalla legge finanziaria 2008. Si tratta di zone caratterizzate da una situazione di disagio economico che, a seguito della procedura prevista, possono godere di particolari agevolazioni fiscali. Per l'istituzione della zona franca del Vallo di Diano, che potrebbe rivelarsi un fondamentale fattore di rilancio per l'economia a sud di Salerno, Amaccapane chiede un chiaro impegno a tutti i candidati territoriali alle prossime elezioni regionali. Cambiamo argomento. Prete resta intrappolato nella vasca per 13 ore, salvato dai fedeli a Morigerati. Il parroco di Morigerati è rimasto intrappolato per oltre 13 ore nella sua vasca da bagno ed è stato salvato dall'intervento dei fedeli, che, preoccupati per la sua assenza durante la celebrazione della messa, hanno dato l'allarme e chiamato i carabinieri. Il parroco non rispondeva neanche al cellulare e allora i fedeli e le forze dell'ordine si sono proiettati nell'abitazione del prete. Qui hanno deciso di sfondare il portone. I soccorsi sono stati guidati dai carabinieri della stazione di Casaletto Spartano, guidati dal maresciallo Antonio Campisi. Un gruppo di giovani, dopo aver tentato invano di sfondare la porta, ha buttato giù una finestra laterale. Il parroco di 72 anni è stato trovato chiuso in bagno, nella vasca e con lividi su buona parte del corpo. Ha raccontato di essere scivolato intorno alle ore 5 nella vasca mentre faceva il bagno e di non essere riuscito a fare nessun movimento né a sollevarsi. Per lui tanta paura, diversi dolori, ma per fortuna un lieto fine. Città educativa Vallo di Diano, il 17 aprile, un nuovo incontro a Padula. Venerdì 17 aprile, con inizio alle ore 16 presso la sede della comunità montana Vallo di Diano a Padula, si terrà l'incontro di accoglienza dei componenti della consulta scolastica dei ragazzi e delle ragazze Vallo di Diano. Secondo il presidente dell'ente montano valdianese, Raffaele Accetta, l'appuntamento rappresenta l'inizio di un percorso il cui obiettivo è quello di educare alla rappresentanza democratica e di far vivere ai ragazzi e alle ragazze una concreta esperienza di coprogettazione del futuro del Vallo di Diano. Cambiamo argomento. Lina Wertmüller a Contursi Terme. Sarà la madrina del premio L'avventura di essere donna.
A Contursi Terme continuano gli eventi legati alla promozione turistica e culturale. Sabato scorso, negli eleganti saloni dello stabilimento termale Rosa Pepe, la Commissione Comunale Pari Opportunità, presieduta da Gerarda Forlenza, ha presentato al pubblico la seconda edizione del Premio Letterario Internazionale L'avventura di essere donna, che avrà una madrina di grande spessore culturale. Si tratta infatti di Lina Wertmüller, regista e sceneggiatrice di fama internazionale, presente sabato per la presentazione del concorso. La premiazione della manifestazione letteraria invece avrà luogo il 6 agosto prossimo, nell'ambito del premio Contursi Terme, e si avvarrà di un'ulteriore importante presenza, la vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli. San Pietro Altanagro, sabato la presentazione del progetto La valorizzazione turistica del Vallo di Diano. L'Associazione Culturale Diano Valley Touring presenta il progetto La valorizzazione turistica del Vallo di Diano. L'incontro si terrà sabato 18 aprile alle ore 18 presso l'aula consiliare della Casa Comunale di San Pietro Altanagro. Interverranno tra gli altri Domenico Quaranta, sindaco di San Pietro Altanagro, Salvatore Chirico, presidente del consorzio Grest, Antonio Zoccoli, presidente Solex, e Attilio Romano, presidente GAL Vallo di Diano. L'evento sarà coordinato dalla giornalista Tania Tamburro. Era questo l'ultimo aggiornamento relativo a questa edizione. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a domani. Arrivederci.